Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video in cui farvi vedere tutti i prodotti che io utilizzo per la cura dei miei capelli. Quando ho fatto il video in cui vi ho raccontato la storia dei miei capelli, quindi come ho fatto a tornare rossa senza la decolorazione, vi avevo già mostrato qualcuno di questi prodotti, però oggi mi voglio soffermare meglio e soprattutto vi voglio dare la mia opinione su questi prodotti, quindi anche darvi dei consigli. Vi farò vedere proprio tutto quello che utilizzo, sia lo shampoo, quindi una cosa che serve anche a chi non si tinge, sia prodotti specifici invece per le tinte. Ma direi di partire subito con lo shampoo. Premetto che io non sono un'affezionata a qualche marca specifica, mi piace cambiare, mi piace provare diverse marche, diverse profumazioni, quindi io nella mia vita ho utilizzato veramente un numero infinito di shampoo. Però, tuttavia ci sono delle marche che tendo a ricomprare abbastanza spesso e che mi piacciono più di altre, quindi vi mostrerò quelle in questo video, altrimenti dovrei fare un video a parte solo sugli shampoo. Io utilizzo abbastanza frequentemente il Sunsilk e il Pantene. Sono tutti e due ad effetto lisciante perché io ho i capelli molto crespi e quindi mi serve uno shampoo che riesca a togliere questo crespo. Quindi quelli con effetto lisciante più o meno fanno questo lavoro. Questo in particolare è scintille di luce, effetto seta e questo è effetto liscio, quindi senza nulla di particolare. Sono comunque due shampoo con i quali io mi sono trovata sempre bene e quindi ve lo consiglio. Un altro, sempre della linea Sunsilk, che utilizzo subito dopo la tinta è questo qui all'olio d'argan e mandorle. Questo ha un effetto riparatore sul capello, quindi dopo la tinta. Secondo me c'è bisogno di uno shampoo che vada a rinforzare un po', perché comunque una tinta chimica non è che faccia benissimo al capello, un minimo lo stressa. E quindi io dopo la tinta utilizzo sempre uno shampoo riparatore e in questo periodo sto utilizzando questo della Sunsilk. Poi più o meno 2 o 3 volte l'anno faccio un ciclo di trattamento antiforfora per cuoio capelluto sensibile e utilizzo questo della linea Dercos di Vichy. Questo è uno shampoo abbastanza caro, nel senso che non è uno di quegli shampoo economici. Quindi non lo utilizzo ad ogni lavaggio, lo utilizzo solo qualche volta, quindi come vi dicevo faccio dei cicli di trattamento, però è uno shampoo ottimo, quindi io ve lo consiglio. Se avete un problema di prurito, di forfora, di cuoio capelluto sensibile, utilizzatelo perché comunque è un ottimo shampoo. Ce ne sono di tanti tipi diversi, c'è anche quello anticaduta che ha il tappo rosso, questo invece ha il tappo verde, poi ce n'è anche uno col tappo blu, ma non mi ricordo qual è la sua funzione, diciamo. Comunque, lo vendono in farmacia oppure nei supermercati che hanno l'angolo farmacia. Io lo trovo alla Coop senza nessun problema, però è uno shampoo comunque abbastanza caro perché costa intorno ai 10 euro, quindi per essere uno shampoo diciamo che ha un prezzo abbastanza notevole. Poi un prodotto che io utilizzo poco perché devo dire la verità lo odio è il balsamo. Però ogni tanto lo utilizzo, soprattutto dopo le tinte. Siccome il balsamo tradizionale su di me ha un effetto troppo pesante sul capello, lo rende unto ed è per questo che lo odio. Non mi piace perché mi rende i capelli troppo pesanti e troppo unti, tenendo presente che io parto da un capello molto secco. Quindi voi immaginatevi un capello molto secco che rimane pulito veramente tanto a lungo, con il balsamo va lavato di nuovo il giorno dopo. Quindi è una cosa che a me non piace perché non è il mio capello, lo vedo che è proprio diverso con il balsamo e quindi non l'ho mai praticamente utilizzato. Poi di recente ho scoperto questo che è una mousse, quindi è un balsamo in mousse di Pantene. È praticamente una schiuma che voi vi mettete sui capelli e li rende molto leggeri, quindi questo non appesantisce, nutre, fa il suo lavoro, ma mi lascia i capelli puliti, quindi non me li va ad ungere. E io ogni tanto lo utilizzo. Lo utilizzo ogni tanto perché tuttavia, pur essendo questo un buon compromesso per me, non è un prodotto che amo utilizzare il balsamo, però insomma qualche volta io ve lo consiglio se volete un balsamo leggero.
Un altro prodotto che utilizzo spesso, perché comunque mi piace l'effetto che ha, sono le maschere liscianti, solo sulle punte, quindi non lo utilizzo su tutta la testa, ma sulle lunghezze. In particolare utilizzo questa, che è della BioPoint, e ha un effetto ultra lisciante. Questa funziona benissimo. Io con questa addirittura potrei anche non stirarli con la piastra. Poi li stiro lo stesso perché li voglio più ordinati, però questa davvero ha un buon effetto. Poi l'anno scorso, quando ha spopolato questa linea Fructis di Garnier, di queste maschere, ho voluto provare questa che ha l'effetto lisciante, è macadamia in questo caso, perché c'è anche quella alla banana, poi ce n'erano altre due, però non mi ricordo tutte le profumazioni. Comunque questa l'ho utilizzata qualche volta e devo dire che mi è abbastanza piaciuta. Tuttavia non mi piace tanto come questa qui della BioPoint. Quindi questa sicuramente vi consiglio di provarla perché è buona, però rispetto a quella di BioPoint, non so, io vi consiglierei più questa perché questa è davvero buonissima. Inoltre ha una profumazione fantastica, quindi vi rimarranno i capelli profumati per almeno 4 giorni con questa, quindi è veramente ottima. Per restare in tema di prodotti liscianti, quest'anno ho provato anche questo stilista di L'Oreal. Questo mi è piaciuto, devo dire mi è piaciuto, però non ha avuto su di me questo effetto anticrespo così eccezionale. Nel senso che se io lo applico sui capelli umidi vedo poco cambiamento. Se invece lo applico sui capelli asciutti dopo aver fatto la piega, quindi solo sulle punte, allora l'effetto lo vedo perché devo dire che la piega mi rimane a posto per più tempo. Quindi sui capelli asciutti nel mio caso ha funzionato bene, sui capelli umidi un po' meno. Poi dopo la piega utilizzo anche questo, che è uno spray che fa un effetto brillantezza, un effetto luce. Questo mi piace tantissimo perché subito dopo la piega dà proprio questo effetto luminoso come quando uscite dal parrucchiere. Quindi questo è un prodotto che utilizzo molto volentieri e mi piace proprio tanto. Io anni fa ne utilizzavo un altro di un'altra marca che ora non ricordo, ma non l'ho più trovato, non l'ho più trovato. E quindi sono passata poi a un altro spray. Questo è di Yves Rocher, ma penso che ne esistano veramente di tutte le marche, di tutte le tipologie. Adesso però passiamo ai prodotti un pochino più specifici, quindi quelli per persone, diciamo, che hanno i capelli tinti. Il primo che vi faccio vedere è questo, che è della Vital Care, sono cristalli liquidi ristrutturanti. Questo è specifico per capelli tinti, eccolo qua. Questo ha un effetto rinforzante che va a riparare il capello dopo la tintura, perché il capello dopo una tintura comunque è leggermente più fragile. Quindi con questi praticamente andate un po' a ripristinare la fibra del capello. E io questo lo utilizzo dopo la tinta per un paio di mesi, dopo aver lavato i capelli, sui capelli ancora umidi, metto qualche goccia di questo, soprattutto sulle punte, non tanto sulla base, e mi trovo abbastanza bene, devo dire. È un prodotto tra l'altro abbastanza economico, l'avevo trovato alla Coop, l'avevo pagato forse 5 euro, quindi non è una cifra esorbitante e dura tantissimo. Perché ne bastano due gocce, quindi un barattolino così vi durerà veramente un anno e passa, perché è veramente, cioè, ne serve veramente molto molto poco. Passiamo adesso ai prodotti specifici per la tinta e alla tinta vera e propria. Prima di parlare della tinta, però, vi dico anche che io sui miei capelli ho utilizzato uno shampoo antiforfora e delle pastiglie di vitamina C. Di questo metodo ve ne ho parlato molto meglio nell'altro video, quello in cui vi racconto la storia dei miei capelli. Quindi andate a vedere quello, ve l'ho lasciato nelle schede e lì trovate il mio racconto. Però lo cito in questo video perché comunque questa è una cosa che io ho utilizzato sulla mia testa e quindi mi sembra giusto citarla. Passando invece alla tinta, quella vera e propria, io utilizzo la Magic Contrast di L'Oreal. Questa è nella colorazione rossa, però esistono anche altre colorazioni. Esiste, mi sembra, rosso magenta, rosso rame, poi esiste addirittura il viola e il verde, e poi non so se ce n'è un'altra. Comunque io utilizzo questa qua, che è proprio il classico rosso, miscelata ovviamente all'ossigeno. Io utilizzo il 30 volumi perché voglio schiarire i capelli, perché a me i capelli scuri non piacciono,
Quindi vado ad utilizzare sulla radice, sulla ricrescita, il 30 volumi, poi dopo 20 minuti di posa più o meno emulsiono il tutto e vado a colorare anche le punte, però comunque diciamo che tendenzialmente la utilizzo più sulla ricrescita, a meno che non siano proprio tanto sbiaditi, però cerco di solito di non arrivare ad avere i capelli così tanto sbiaditi, comunque utilizzo questa con l'ossigeno. Poi per mantenere il colore, e chi ha i capelli rossi sicuramente mi capisce e sa quanto il rosso scarichi e quanto sia difficile tenerlo sempre acceso e sempre bello, vado ad utilizzare delle creme colorate o dei pigmenti di colore. La prima che vi mostro è quella che usavo un po' di tempo fa prima di fare la Magic Contrast. Perché questa è una crema colorata che rispetto al colore che ho adesso è leggermente più scura, è rosso paprika, eccola qua. Questa devo dire che mi è sempre piaciuta, mi sono sempre trovata veramente bene, però adesso è un colore un po' diverso, quindi non la utilizzo più. Ce n'è ancora, peccato, perché insomma comunque io mi trovo bene, però ho paura poi di andare ad inscurire troppo il capello. Vi faccio vedere il tipo di rosso che è, eccola qua, e devo dire che è un'ottima crema colorata questa, perché nutre il capello e comunque tonalizza bene, quindi insomma mi dispiace un po' non usarla più. Poi vi faccio vedere una crema colorata che ho utilizzato prima di fare questa tinta, ma che potrei tranquillamente riutilizzare perché è un rosso fuoco. Vi faccio vedere il colore, questa è di Revlon ed è la Nutricolor Cream. Questa è buona, nel senso che va a tingere e a tonalizzare abbastanza ed è proprio un rosso fuoco. Vedete che comunque è più chiara rispetto a quel rosso paprika di prima che è un po' più scuro. Questa devo dire che mi era piaciuta tantissimo, aveva abbastanza tonalizzato e aveva lasciato il capello veramente molto morbido, quindi è comunque una crema che vi consiglio. Questa è della numerazione 600, però ci sono altre numerazioni, quindi tante tonalità di rosso. C'era anche la 500 che è un rosso, però io ho scelto questa perché è più accesa. E poi un'altra crema colorata, che in realtà sono dei pigmenti di colore, quindi questa non è una crema colorata, sono tonalizzanti, pigmenti, è questa di Alpha Parfum Milano Revolution, eccola qua. Questo è un altro rosso fuoco, vi faccio vedere il colore, eccolo qua. È molto simile a quella crema di prima, però questo è proprio un tonalizzante vero e proprio, quindi non è una crema nutriente, una crema colorata, ma un tonalizzante. E quando i capelli cominciano a essere troppo sbiaditi, comunque io lo vado ad utilizzare. Poi, come ultimi prodotti, ve ne faccio vedere due che ho in casa, ma che in realtà non ho mai utilizzato. Adesso vi spiego perché ce l'ho e perché non l'ho mai usati. Il primo è questo. Huber Hair Color Remover, eccolo qua. Questo è un prodotto che dovrebbe togliere la tinta chimica o comunque andare a schiarire una tinta che non vi piace. Io questo l'avevo preso quando il parrucchiere mi aveva fatto tornare castana. Non mi piaceva assolutamente quel castano, è vero che aveva dei riflessi rossi, ma comunque non mi dava soddisfazione e quindi avevo deciso di rimuovere tutto perché tutti volevano decolorarmi i capelli, io non volevo. E quindi ho cercato dei prodotti un po' più naturali. Ovviamente questo non è completamente naturale perché se può rimuovere una tinta chimica, comunque un effetto meno naturale lo deve avere per forza. Però rispetto alla classica decolorazione non va a rovinare i capelli, almeno questo secondo le recensioni che io ho visto, perché ripeto, io questo non l'ho utilizzato. Non l'ho utilizzato perché quando l'ho ordinato è arrivato veramente in ritardo. Io avevo fretta di mettermi a posto i capelli perché avevo un matrimonio e perché dovevo partire per le vacanze e volevo i capelli a posto. Questo prodotto non arrivava, io friggevo, scalpitavo, volevo i capelli a posto e ho deciso di provare il metodo con la vitamina C. Ho visto che ha funzionato e allora sono andata a fare direttamente la tinta, quindi non è stato necessario utilizzarlo. Però lo tengo in casa perché nella vita una tinta sbagliata può sempre capitare e questo la può rimuovere o comunque la può schiarire.
Poi questo è un prodotto, credo sia uno shampoo che mi era arrivato insieme e credo che abbia un effetto ristrutturante o comunque un effetto rinforzante dopo aver utilizzato quel prodotto. Dico credo perché è scritto tutto in tedesco e io non capisco il tedesco, quindi quel poco che ho potuto capire mi sembra insomma che abbia questo effetto, però boh, informatevi se per caso vi interessa saperne di più. Inoltre, basta mettere il nome di questo prodotto su YouTube e vi arrivano tutte le recensioni che sono state fatte su questo prodotto qua. Io comunque di tutti i prodotti che ho citato vi lascio in info box il link, così trovate tutto in modo veloce e agevole. Poi, come ultima cosa, vi faccio vedere un prodotto che non ho usato, ma che forse userò più avanti, vi spiegherò come. È questa tinta semipermanente della Manic Panic. Eccola qua. Questa è proprio una tinta semipermanente che va mischiata al balsamo oppure ad una crema per capelli, una maschera per capelli. Questa dovrebbe in teoria andare a tingere i capelli della colorazione, in questo caso rossa, ma ci sono tanti colori un po' più folli, diciamo, ci sono tanti colori diversi, c'è il verde, c'è il blu, c'è il fucsia, ne ho visti veramente tantissimi colori. Però io questa non l'ho utilizzata perché avevo paura di andare a creare sulla mia testa un colore come base, che poi avrebbe reso difficile la riuscita della tinta, perché io ho pensato se mi vado a mettere questa tinta semipermanente, quando poi ho la ricrescita, questa non la copre perché non ha effetto schiarente, perché non va mischiata all'ossigeno. Quindi mi ritrovo la ricrescita scura, mi ritrovo questo colore qua, ma poi cosa succede quando metto la tinta? Quindi ho avuto paura di fare ancora più casino e ho lasciato perdere. Però l'avevo comprata in preda alla disperazione quando avevo quel castano orribile perché volevo provare a coprire. Comunque io ho preso questa che è la Vampir Red, che è un rosso ciliegia, o se vogliamo essere macabri è un rosso sangue. E poi ho preso questa che è la Pillar Box Red, che è un rosso albero di Natale, perché se vedete è un rosso albero di Natale. Questo barattolino di rosso mi ricorda quei colori che io utilizzo quando va vado a fare tutti i lavoretti di Natale, le decorazioni da appendere all'albero, sono proprio di questo rosso qua. Io le ho prese tutte e due perché questo è esagerato, però questo è troppo scuro, quindi ho pensato di miscelarli e di andare a creare un rosso accettabile, solo che poi non l'ho utilizzata per quel motivo. Intendo però utilizzarla quando avrò i capelli più lunghi, perché quando li avrò più lunghi potrò provarla sulle punte. Qui sulle lunghezze, quindi magari quando mi arriveranno qua andrò a fare giusto un pezzettino sulla lunghezza, tanto per vedere cosa esce fuori, magari faccio un effetto sfumato, un effetto chatouche, sempre sul rosso, che può darsi anche che sia carino e alla peggio mi taglio le punte e tolgo tutto, quindi insomma la proverò sicuramente quando potrò tagliare i capelli qualora non mi piacesse, perché se lo provo adesso poi mi devo fare i capelli troppo corti e non mi piacciono troppo corti, quindi devo aspettare. Comunque questi sono tutti i prodotti per capelli che io utilizzo, fatemi sapere nei commenti se ne utilizzate qualcuno di quelli che ho citato. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.